relativamente alla questione calamità atmosferica richiesta dal comune di Rutigliano unitamente ad altri 12 comuni, posso aggiungere che sono stato con l'assessore regionale della regione Puglia, appunto, di Gioia, il quale dietro alla mia istanza e alla presenza di altri sindaci quali Mola, Acquaviva, Noi Cattor, asseriva il fatto che alla luce dell'ultimo evento relativamente al referendum cercava di prendere tempo, guadagnare tempo, perché pure lui non conosceva i risvolti di quanto potesse accadere. Pertanto mi chiedeva di stoppare un pochino, ecco forse il termine giusto, di stoppare un pochino la situazione, perché al di là del prosieguo della procedura in atto che sta scontando tutti i suoi passaggi, riteneva che non si potesse parlare di certezze, perché appunto c'era da tenere conto della situazione politica del momento. Capisco le perplessità dell'assessore regionale, però capisco altrettanto che la nostra realtà, le nostre realtà delle nostre comunità sono questioni che vanno prese seriamente, e al di là di quanto possa accadere a livello governativo, perché i governi si possono alternare, si possono ricostituire, però i problemi della nostra agricoltura rimangono sempre sulle spalle delle imprese agricole che, scusate, voglio proprio ricordare questo concetto, fanno parte della nostra economia primaria, fanno parte del nostro indotto produttivo che almeno nella nostra area geografica offrono occupazione, offrono crescita, offrono economia e quindi cultura e quindi vita. Ritengo che questi aspetti vanno comunque sia salvaguardati, le imprese vanno tutelate a prescindere. Questo dico per quanto riguarda me, per quanto riguarda la nostra comunità, e io penso di rispecchiare anche le altre 12 comunità che hanno altri comuni che hanno condiviso questo percorso, che ritengono opportuno e giusto intraprendere questa strada, perché guardate, il nostro settore è stato un pochino trascurato, un pochino abbandonato. Se la crescita dalle nostre parti c'è, è dovuta essenzialmente dall'impegno, dalla capacità imprenditoriale che abbiamo. Bene, qualche volta la politica deve assolvere a questo ruolo di sostentamento in termini positivi, perché noi nella nostra richiesta di calamità non abbiamo fatto altro che chiedere una detassazione, non chiediamo sostentamenti, non chiediamo premi, non chiediamo integrazioni, chiediamo detassazione fiscale, detassazione di oneri previdenziali e assistenziali, è per l'aspetto alla manodopera e per quanto riguarda le iscrizioni alle rispettive associazioni di categoria. Pertanto ritengo che non c'è una spesa che lo Stato debba sostenere, però c'è la volontà e l'azione da proporre da parte nostra è stata quella di chiedere una defiscalizzazione, pagare meno tasse per rimanere in sella, per rimanere in piedi. Peraltro sono cose che la stessa legge, decreto legislativo 102 del 2004 prevede, l'articolo 5 prevede situazioni del genere. Pertanto io chiedo che dare corso a quello che la legge prevede, qualunque governo possa riconoscere e possa portare avanti questo tipo di progetto. Noi gliene saremo grati, perché quando c'è sinergia tra i vari livelli, i livelli di responsabilità politica, io parlo a livello di comunità locali, ma altrettanto della regione Puglia, l'assessorato alle politiche agricole, altrettanto al ministro per l'agricoltura e quindi le politiche agricole. Guardate, solo se c'è squadra, se c'è sinergia fra questi enti, fra queste realtà, queste strutture in termini di responsabilità, solo in questo modo riusciamo e si può riuscire a portare avanti il risultato, il progetto, e quindi garantire la prosperità a queste aziende che altrimenti in questo momento così difficoltoso, così critico per tutta la nostra area geografica del sud-est barese, troveremmo molta, tanta difficoltà, e in questo modo
eviteremmo anche le continue migrazioni da parte dei nostri giovani verso paesi extracomunitari o comunitari allo stesso tempo. Noi vorremmo fare di tutti per tenerci queste intelligenze a casa nostra, perché riguardano e rappresentano oggi il nostro presente, ma in particolar modo rappresentano il nostro futuro. Noi vogliamo, ci teniamo al nostro futuro, ma vogliamo concretizzare il nostro presente.